La timida pioggia caduta su Pavia in queste ore non basterà a placare la grande sete del Ticino. La situazione, rispetto ad alcuni giorni fa, è addirittura peggiorata, se possibile. I resti del vecchio ponte bombardato stanno creando letteralmente una barriera, rendendo ai limiti dell'impraticabile il passaggio delle imbarcazioni di ogni tipo. Per questo le associazioni remiere non hanno intenzione di abbassare la guardia e sono tornate a riunirsi nei giorni scorsi nella sede della Battaglieri Colombo. Ci siamo ritrovati mercoledì scorso presso la mia sede della Battaglieri Colombo, presenti queste associazioni. Abbiamo deciso di costituire un coordinamento delle remiere formato dalle varie società, che ripeto, quindi Comitato Attenti al Ticino, Club Vogatori, Motonautica, Cus Pavia, il Club Vogatori e poi la Battaglieri Colombo. Un coordinamento e non solo. Verrà messo nero su bianco un documento che sarà discusso dalle associazioni venerdì 29 aprile e quindi presentato alle autorità competenti. Allora, noi abbiamo la navigazione. La navigazione è pericolosa perché per il livello del fiume, e quindi innanzitutto bisogna mettere in sicurezza questo. Non solo per noi, anche per il Cus Pavia che si stanno allenando, che non trovano proprio lo spazio acqua per poter mettere in acqua le loro imbarcazioni. E poi c'è l'altro aspetto, che è quello delle sponde. Le sponde che devono essere curate, ecco. Se si trovano dei rifiuti, come facciamo noi società e volontariamente, anche l'amministrazione comunale potenzialmente potrebbe farlo, in quanto trattasi di rifiuti abbandonati, ecco, che siano sull'alveo o sulla sponda. Io ritengo che un intervento lo si possa fare. E invece, come documentato dalle nostre telecamere, sulle sponde del Ticino si possono trovare anche cartelli stradali abbandonati e rifiuti di ogni tipo. Ma a preoccupare maggiormente è lo stato di salute del fiume, un'emergenza che non sembra destinata a risolversi in breve tempo. Dopo questo incontro di venerdì prossimo vedremo le iniziative da proporre all'amministrazione comunale, iniziative che faremo noi, innanzitutto proporremo, siamo costruttivi, siamo a disposizione degli enti, e sarebbe una buona cosa avere anche un tavolo di confronto, un tavolo permanente, amministrazione comunale, AIPO, Ferrovie dello Stato e il coordinamento delle società remiere, tutti presenti, per costruire un qualcosa di positivo per tutti, per la città, per i fruitori del fiume e per tutti i cittadini. Abbiamo una risorsa meravigliosa che non sappiamo utilizzare.